viaggiare attraverso mille anni e ascoltare gli echi della storia. Cari amici, benvenuti al programma Libri da ascoltare in viaggio. Oggi ci immergiamo nel libro 24 ore a Chang'an, scritto dal famoso scrittore cinese contemporaneo Ma Bo-yung, e assaporeremo insieme lo splendore di quell'epoca d'oro. Quattro ore a Chang'an narra una storia avvincente ambientata nell'era Tianbao della dinastia Tang. A Chang'an, la notte precedente la festa delle lanterne, il protagonista Zhang Xiaojin si allea con il giovane studioso Li Bi per scoprire l'autore di un crimine e salvare la città dal pericolo entro 24 ore. Nelle 24 ore narrate dall'autore, non solo emerge vividamente il teso processo investigativo, ma con la sua penna raffinata si approfondiscono anche le caratteristiche della vita degli abitanti della città, gli aspetti sociali e lo spirito culturale dell'epoca d'oro della dinastia Tang a Chang'an. Bai Qiyi descrive nel suo poema come le innumerevoli case di Chang'an fossero disposte metodicamente, come pezzi su una scacchiera di Go, mentre le 12 strade che attraversavano la città ricordavano dei campi ordinatamente coltivati. È stata proprio questa suggestiva immagine poetica dell'antica capitale a ispirare all'autore il romanzo 24 ore a Chang'an. Ecco come il libro descrive il mercato occidentale di Chang'an durante la dinastia Tang. Con cupo rumore, i due massicci cancelli del mercato occidentale si aprirono lentamente. Già una dozzina di carovane e di cammelli si era radunata all'esterno. Gli uomini utilizzavano piccole fruste di cuoio per incoraggiare i cammelli a rialzarsi. Contavano le casse, chiamavano i loro compagni e strillavano in lingue straniere. Il mercato occidentale di Chang'an, situato vicino alla porta di Qingguangmen, all'estremità orientale della Via della Seta, rappresentava un luogo d'incontro per mercanti e merci provenienti da tutto il mondo, trasformandosi in un importante centro commerciale internazionale, simbolo della politica di apertura e della potenza economica della dinastia Tang. La Via della Seta era una rete commerciale di grande importanza che collegava l'est e l'ovest nel mondo antico. La Cina esportava merci come seta, tè, porcellana e oggetti lacati verso i paesi lungo la via. In cambio, riceveva beni come gioielli, medicinali e spezie provenienti dall'Asia centrale, dall'Asia occidentale e dall'Europa. La seta, in particolare, godeva di grande valore e rappresentava ricchezza e status nelle antiche società occidentali. La gloria dell'antica Via della Seta è dovuta alla collaborazione tra le persone dei paesi attraversati. È per questo motivo che, seguendo il principio di apertura e inclusività e trattando con rispetto le diversità culturali, si è realizzata la complementarità delle merci, gli scambi culturali e l'interazione delle civiltà. La ragione per cui la Via della Seta è durata a lungo ed è rimasta viva è dovuta alla connessione degli legami culturali, al supporto della forza spirituale e all'eredità della civiltà multiculturale. Nella globalizzazione, gli scambi culturali tra Cina ed Europa crescono. Il presidente cinese ha enfatizzato l'importanza di questi scambi per il progresso umano e la pace mondiale.
L'apertura e l'inclusività sono vitali per lo sviluppo culturale, come dimostra l'esempio storico di Chang'an, simbolo della fiducia e del carattere della Cina antica. L'opera 24 ore a Chang'an rivela la grandezza della dinastia Tang e i profondi legami culturali tra Oriente e Occidente. Per una cultura vivida abbiamo bisogno di apertura e innovazione. Uniamo le forze per scrivere una nuova storia culturale. Ascoltiamo il passato e viviamo la cultura. Cari amici, vi invitiamo a seguire la prossima puntata del Libri da ascoltare in un viaggio.